Presidente. Scusate il mio allontanamento senza preavviso, in quanto ho avuto una chiamata, quindi però pensavo che eravate meno puntuali voi. Invece al solito sono io meno puntuale. Allora, io ringrazio intanto innanzitutto il signor Valenti come rappresentante della FDC ad essere qua con noi. Io ho sentito che ha fatto la sua introduzione a ciò e quindi so anche i suoi auguri. Io lo ringrazio di essere qua con noi. Allo stesso tempo ringrazio tutti quanti voi che siete qua per riconfermare quello che abbiamo fatto l'anno scorso e in modo particolare il nuovo gruppo che si è aggregato a noi, che apparteneva, diciamo, al vecchio Savoca storico, che per questione che purtroppo lo sto qua a dire, l'anno scorso per delle incomprensioni ci siamo allontanati, però poi come grandi amori sono ritornati, cioè siamo ritornati sui nostri passi e ci siamo ricongiunti. Devo dare un grazie particolare a quelli che si sono impegnati affinché questa sera ci troviamo qua tutti quanti riuniti o parte del gruppo in questa piccola riunione, ma penso che il gruppo sia molto più nutrito, per motivi di lavoro o altro non sono presenti e allo stesso tempo, ripeto, gli auguri sono stati fatti a vicenda dai rappresentanti del GC al nostro capitano della squadra calcio 5 maschile, se non allenatore della squadra femminile. Non so se è stato introdotto anche il discorso che praticamente si è data l'opportunità a un'altra società di avvicinarsi a noi per continuare un progetto iniziato l'anno scorso, parlo del calcio 5 maschile, non so se avete detto qualcosa. No. Allora tengo qua in questa sera a dirlo, a riconfermare che fino a, diciamo, ad accordi diversi abbiamo dato la possibilità alla parrocchia La parrocchia Santa Alessia. Sant'Alessio, visto che il nostro programma non rientrava nella riconferma del calcio 5 maschile per problemi organizzativi ed altri che non sto qua ad elencare, visto che c'è potuta essere questa collaborazione fra il Savoca e quest'altra società, ci siamo riuniti e abbiamo, diciamo, deciso di continuare questo progetto. Anche perché l'anno scorso abbiamo fatto il salto di categoria e quindi lasciarlo, diciamo, vuoto e non riconfermarlo era un peccato. Un grazie al capitano della squadra calcio 5 femminile, che è stata lei la promotrice di questa iniziativa del calcio maschile, perché all'ultimo momento ha dato l'input e la spinta perché questo accadesse. Penso che ormai è confermato per quello che abbiamo detto. La parola rimane solo al signor Costa, che deve dire lui per alcuni dettagli di facciata e dare l'ok a questo progetto. Ma penso che le cose si perdonano e quindi andrà avanti. Per il resto, dico, per quanto mi riguarda, auguro a tutti un buon campionato e auguri. Speriamo che anche gli altri si aggregano al più presto, che per motivo, ho detto, di lavoro o altro non sono potuti essere qua. Per il resto, in bocca al lupo e buon campionato.